andiamo con la formazione. Passa ad altro. Non la so neanche io. Andiamo con questi primi 90 minuti. Che gara sarà? Fa caldo di sicuro, quindi si boccheggerà. Però dai, al di là di tutto, dobbiamo essere contenti di essere arrivati a questo punto. Non che adesso la cosa sia già finita, perché dovremo fare del nostro meglio per cercare di fare un altro colpaccio. Però ecco, da sottolineare sicuramente il fatto che ci siamo tolti una grande soddisfazione ad arrivare ai primi di giugno e stare ancora in mezzo al campo e abbronzarci. 1-1 fino adesso in campionato, quanto saranno diverse queste due gare di finale rispetto a quelle già giocate? Rispetto alle finali con la Priglia, alla finale con la Priglia o rispetto alle altre partite con l'Aquila? Già di per sé ogni partita ha una storia diversa. Poi noi, quando abbiamo giocato con l'Aquila, eravamo una squadra, loro ne erano un'altra. Poi abbiamo rigiocato in casa e noi eravamo un'altra squadra e loro ne erano un'altra, forse un po' peggio in quel momento. Adesso penso che, arrivati a questo punto, tutti e due stanno al massimo, perlomeno dal punto di vista psicologico, che conterà moltissimo. E quindi una partita che è difficile decifrarla adesso, bisognerà aspettare la fine dei primi 90 minuti, che penso che non saranno comunque determinanti alla fine della vittoria finale. Però ecco, non c'è altro da aggiungere, perché per quello che è successo nel passato non, secondo me non c'è da prendere tanto spunto, al di là che poi gli interpreti sono più o meno quelli. Ti senti un po' di allenare la squadra del destino di questo finale di stagione? Destino inteso destino per... nel senso che sono arrivati tanti piccoli segnali, vittoria al 91esimo, al 97esimo... Oppure superare il turno anche senza buchi, cioè perdi i buchi e trovi i gol che ti fanno passare il turno, quando si pensava che senza buchi non si potesse più né segnare né passare il turno. Cioè, questi segnali li intravedi, li cogli, che dici? Sì, ho colto anche questi segnali e questi non sono segnali positivi, perché se tu vuoi attingere troppo dalla dea bendata, prima o poi te la fa pagare, no? Quindi... io penso che noi ci siamo arrivati sicuramente anche per merito, quindi per sacrificio, per applicazione, per qualità anche, no? Però è anche vero che ci siamo arrivati con tanti episodi fortunati. Quindi se volessimo prendere questi episodi per dire che magari è l'anno buono, lo potremmo anche fare. Però obiettivamente bisognerebbe prenderla diversamente, come dire, prima o poi qualcosa dobbiamo ridare. E al di là di quello che ridaremo alla sorte, io sono convinto che questa squadra ci darà comunque la soddisfazione di essere presente a questo appuntamento, comunque vadano le cose. Sarà importante non perdere domani o vincere 2-0, come ha detto il Presidente? Sarebbe meglio vincere 2-0. Che comunque non chiuderebbe i conti. E sicuramente vincere 2-0 sarebbe molto meglio che perdere 2-0. Quindi io credo che questa partita comunque non determinerà la vittoria finale. E noi dovremo essere molto bravi perché questo avvenga. Quindi già per noi questo potrebbe essere un buon viatico per la partita di ritorno, fermo restando che tu non giochi per non vincere o non giochi per vincere alla fine. Tu giochi cercando di fare del tuo meglio e poi è la sorte o gli episodi o comunque anche quello che ci metti tu che ti determinerà il risultato. Però di sicuro noi non andremo col freno a mano tirato, sperando che si ripeta quello che è successo con la Priglia, ma né vogliamo andare a testa bassa, perché sappiamo che chi abbiamo di fronte
e onestamente non credo che noi possiamo essere all'altezza di poter fare questo tipo di partita contro una squadra come l'Aquila. Tra l'Aquila che ha chiuso tra qualche stento di troppo il campionato e l'Aquila che ha battuto il Chieti nei playoff, cosa vedi di cambiato? Ci sono realmente migliorati secondo te, al di là del cambio di modulo? Ma è chiaro che se noi facciamo riferimento a quello che abbiamo visto in casa, al di là che noi in casa abbiamo battuto l'Aquila per anche lì, cioè, era una partita comunque difficile, abbiamo trovato un gol dopo 5 minuti più casuale, al di là della bravura di Bucchi che per pressione fatta all'Aquila. Poi abbiamo giocato alla pari più o meno, anche se loro hanno cercato di fare la partita, poi abbiamo trovato il raddoppio nel finale, cioè nella seconda parte, poi alla fine abbiamo meritato quella vittoria perché loro hanno concluso poco. Però ecco, in riferimento a quella partita è chiaro che l'Aquila mi sembra cambiata, soprattutto per spirito, perché in effetti qui non erano stati poi all'altezza, voglio dire. Invece contro il Chieti si è rivista la squadra che tutti si aspettano, cioè l'Aquila è quella che probabilmente ha battuto il Chieti. E quindi la partita per noi è molto difficile e quindi i riferimenti delle partite precedenti hanno poco senso perché adesso comunque hanno ricambiato anche modulo. Nelle due partite col Chieti hanno subito poco comunque, al di là della bravura del Chieti che comunque è una squadra forte, quindi non è facile non subire dal Chieti. E poi è una squadra che ha dei giocatori che possono fare gol in ogni momento o che ti possono mettere in difficoltà in ogni momento, quindi per noi è una partita difficile. Se pensiamo alla partita vinta qui 2-0, dobbiamo anche pensare a quella che abbiamo perso in Coppa Italia, che non c'è stata partita, e anche alla forza d'impatto che hanno avuto loro nella seconda parte della partita di L'Aquila, dove in 20 minuti hanno chiuso la partita praticamente. Senza Bucchi ti aspetti qualcosa in più magari sotto porta da uomini come Uccese e Ambrosini? Spero, nel senso si spera che chi gioca faccia la migliore partita e faccia gol. Però io quello che mi aspetto da loro è quello che ho visto fino adesso, quindi nel senso che a me sta più che bene le prestazioni che stanno facendo gli attaccanti nostri, e di questo devono essere contenti anche loro senza avere nessun tipo di pressione o di sensazione negativa addosso, perché loro sanno benissimo che se sta bene a me, sta bene a tutti. La squadra, come l'hai avvertita? Cioè, c'è tensione nello spogliatoio oppure sono abbastanza tranquilli, nel senso la tranquillità di chi sa di non partire magari col favore del pronostico, ma di poter comunque creare la sorpresa? Sì, ma la squadra è convinta che può farcela, pur sapendo quanto è difficile. Anche perché venendo da risultati importanti è normale che tu ci possa credere, questo è giusto che sia così, no? Però poi ecco, adesso la squadra deve insomma abituarsi in fretta anche a questo tipo di partite, no? Una partita con tanta gente, con una posta in palio importantissima, e questo, la risposta di questa squadra la vedremo in queste due partite. Ci può stare che tutto vada bene, ci sarà una grande prestazione al di là poi comunque del risultato, però ci può anche stare che ce la facciamo addosso. Io credo di no, quindi pressione in questo senso non gliela dà nessuno, al di là che il presidente magari possa dire che vinceremo 2-0, però questa non è una pressione che arriva alla squadra, perché la squadra sa quanto sarà difficile e quanto dovremo contare su quel poco che sappiamo fare. Paterno e Iazzetta ti hanno messo qualche tarlo, dato il loro contributo di domenica scorsa, circa un impiego da titolare domani, e poi Scipioni, che ha sofferto tremendamente Ciotola nella partita d'andata. Domani, tu ritieni che ora sia cresciuto e maturato a tal punto da poter tenere un giocatore di quel calibro? Ma Ciotola è un giocatore forte, che se sta in giornata mette in difficoltà Scipioni, De Fabritis, Sciove, Giannetti e anche giocatori di categoria superiore, voglio dire. Quindi noi la partita la dobbiamo fare, però non è che poi dall'altra parte abbiano nessuno.
perché dall'altra parte hanno Improta e poi comunque hanno Triarico e comunque hanno D'Amico sugli esterni, parlo, no? E poi ne hanno anche altri. Quindi Scipioni adesso sta facendo bene, può darsi che domani rigioca pure, può darsi che gioca a destra, può darsi che gioca a sinistra. Però dai, lui, la sua incoscienza non lo carica di troppe responsabilità. Magari, ecco, Sciovec è un ragazzo più sensibile, a volte avverte la pesantezza dell'impegno, no? In qualche circostanza, pur se Sciovec è un giocatore molto forte, a mio avviso. Su Patierno e Iazzetta, cioè questo tarlo? No, ma Patierno e Iazzetta sono due giocatori che in circostanze diverse ci hanno dato tanto. Infatti noi non dobbiamo mai dimenticare il periodo del Genoa d'andata, quando avevamo qualche carenza davanti tra Bucchi e Petrella fuori e non avevamo neanche Ambrosini e Olcese che potevano comunque essere, diciamo, un'alternativa a loro, no? E quindi sono bravi giocatori che hanno dimostrato di essere bravi e presenti quando serve, e mi auguro che lo sarà anche domani, al di là che possa essere a partita iniziata o insomma dall'inizio. Tu dici, no, voglio dire, tu dici, ma giocano o non giocano? Perché quel Gaetano si aspetta quello, però... Perlomeno, sì, sì. La panchina. Non l'hai data la formazione, se magari... No, non sei, non la sai, è normale. Tu, e quindi ci stai anche pensando per quelle posizioni, oppure se già la sai. Quindi... No, io ci ho già pensato, però è normale che... La panchina? È normale che sono tutti bravi, adesso... Tutti meritano di giocare perché tutti hanno dato un gran contributo. In effetti la cosa che dispiace di più è che devi portare 4-5 persone in tribuna. Che...